Benvenuti sul canale PG Passione Games, buon mercoledì e buon episodio, nuovo episodio con la carriera del Como, di Mr. Gattuso. Eravamo rimasti più o meno qui, o meglio, eravamo rimasti qui con la partitaccia di Lecce. Si gioca in uno stadio stracolmo, un Lecce che è in piena rotta playoff, 26 punti per il Lecce, quindi è un po' decisamente indietro rispetto a noi, ma le partite vanno tutte giocate. Tra l'altro, se giochiamo di sera, in notturna, con la pioggia, quindi un 8 dicembre così, peggio di così, non si poteva. Quindi aspettiamoci un Fabregas che durerà forse un tempo, Bellemo idem con patate, e vabbè, comunque noi i ricambi ce l'abbiamo, anche se abbiamo fatto nell'ultimo episodio una bischerata, poi ne parleremo. Episodio che sarà composto da tre partite, quindi un po' più lungo, supportatemi. Ringrazio tutti i ragazzi che avete visto sia il video di ieri che quelli delle settimane precedenti. La carriera, come sta piacendo a me, sta piacendo anche a voi, effettivamente è una carriera decisamente diversa a livello di stagioni rispetto a quella precedente, dove il Como ha faticato le sette camicie per potersi poi togliere dai bassi fondi, e poi siamo arrivati in uno squallido e anonimo piazzamento di metà classifica. Giochiamo contro un Lecce che applica il 4-3-3 in linea, a differenza del nostro 4-4-2 ormai consolidato. Rispetto alla stagione precedente, il Lecce ha perso qualche pezzo da 90, o perlomeno non sono della partita dal primo minuto. Attenzione a Di Francesco e Strefezza, così come in difesa ci sono i due veterani, Lucioni e il buon Calabresi, che di fatto, se non sbaglio, questo Calabresi nella realtà gioca nel Pisa, nella realtà. Andiamo avanti, giochiamo la partita. Partita, c'è tanto, ragazzi. Abbiamo cercato di migliorare, l'audio. Tanto Ashley è il miglior calciatore, il miglior bomber, 15 gol. Ho cercato di migliorare l'audio, non tanto del parlato, che è secondo me ottimo, anche grazie al microfono Elgato, di cui ho fatto una recensione, andatela a vedere se vi interessa, perché insomma qualità prezzo secondo me ottimo, non è ovviamente il top dei microfoni, ma insomma per quello che deve fare lo fa molto bene. E dicevo, ho cercato di migliorare l'audio relativo alla parte di come dire, alla parte di non so se ovviamente ci sta parlando sopra, ma sto cercando di migliorarlo perché sta chiacchierando un fottio loro. Filtri, sì, no, è così, ok, la soglia, no, va bene così, cioè nel senso che io sono sopra con l'audio e si è fatto un po' di asino, ma quello che volevo dirvi è sostanzialmente che ho cercato di migliorare l'audio del parlato del gioco, cosa che era veramente pessima nell'ultimo video, quello di lunedì dell'ultimo episodio del primo capitolo di Resident Evil, effettivamente faceva veramente cagare. Comunque, manda le chance, giochiamoci questo match importante. Si comincia. Lecce con la classica maglia giallo-rossa e noi con la maglia azzurra, ormai. Meno male, perché addio. Oh, attenzione. Subito la bischerata da parte della nostra difesa. Attenzione. Bloccalo. È fallo. È subito fallo. Subito fallo. Cos'è? Telefonata. La telefonata. Pomosci, ragazzuoli, bravo. Vagnotu, se ci fai lì ci doveva essere Blanco. Guarda, ma va da solo, dalla Branco. Bravissimo, ve l'ha visto. Possono andare in vantaggio qui. Anche questo è un tiro telefonatissimo. Brutto telefono, brutta telefonata. Va bene. Vagnotu, vagli sotto, fai un po' di pressione. Il problema di questo campionato è che le squadre che stanno dietro, quindi a parte nell'ultimo episodio, hanno perso. Ma doveva piovere. Liberandosi la formazione col miglior rendimento esterno del campionato. Addio. Hanno conquistato 6 vittorie su 9 partite. Record che premia l'ottimo lavoro svolto dalla squadra e da tutto lo staff. Dagliela. Ma no, lui, c'avevi tutto il posto. Non perdere la concentrazione. Palla buona, non può sprecarla. Intervento disperato che evita il gol. Mamma mia. Per ora si sta... Bravissimi. Cesc Fabregas. Vai Fabregas. Vai Cesc. Bravissimo, si vede quando. Vai Onu, sempre lui. Ma dov'è Blanco? Ah, flash. Sotto si dite il pad che muove i suoi piccoli. Addio. Sotto. Partitaccia,
Partitaccia, sotto, sotto. Oh. Occhio all'avanzata. Non male, vai. Prova il tiro. Portiere ben piazzato su questo tiro. Dai, era subito. Ionu. Bravo. Oh, Blanco deve stare. Fallaccio, arbitro. Il vantaggio si gioca. Ah, beh. Mette fine all'attacco. Guarda, fischiali, c'ha. Si sai. Chi? Si sai. Può correre sull'esterno. Madonna, ragazzi, partitaccio. Un'ottima rete di passaggio. No. Questi giocano, via. Sale con il pallone. Sotto. Occhio al pallone per il possibile. Mamma, me l'avevo vista dentro. Accettato al che è questo, la Fezza? Possibile 1-0. E qua grandi colpi. Non ci sono giustificazioni. Deve essere bravo ora a non lasciarsi condizionare da questo errore. Dagli, la vai, Bellemo. Bravissimo. Vai, Blanco. Blanco, da sulla fascia. Occhio, cerca l'area di rigore. Mamma buona mia. Il difensore, mamma mia, sono mosci. Brutta partita. Sul possesso fin qui premiano i padroni di casa. Ma se l'ha visto lontano un miglio che le bucava. Che facendo nel far balenare. Bravo, Aymar. Mancano idee. Però non c'è nessuno a chi darla. Vedi, non sembrano sapere. E lo vedi, non c'è nessuno, siamo bassi. La palla. Siamo troppo bassi. Più rapidamente se vogliono trovare gli spazi per andare alla conclusione. Ci deve andare lui, ci deve andare lui. Bravo. Dagliela subito. Ma ragazzi, il primo tempo veramente brutto nostro, ma equilibrato. Brutto ma equilibrato. Brutto, brutto. No, guardiamoli dopo i risultati. Fabregas non ce la fa più. Manca la difesa. Secondo tempo che ha avuto inizio. Bravo. Daglielo subito. Era solo, non è quell'altro che ha, diciamo, i polpacci che sono carri armati. Si libera bene qui. No, cosa ha preso il portiere? Uno ha reagito prontamente salvando porta. Va bene, va bene, va bene. C'è un cambio. Ma ve l'avevo detto che durava un tempo. Ha ripreso a piove. La mette in area. Oh, sul calcio d'angolo noi. Tagliela. Bravo. Bravissimo. No. Decisivo l'intervento so. Qui. Attenzione. Hanno metri a disposizione. Vai, frecce. Bravo, vai Blanco. Prova a venire avanti. Boh, è fuori gioco. È fuori gioco, sì. Fuori gioco. Giusto, giusto, giusta chiamata dell'arbitro. Provato a mettersi in gioco, ma era troppo tardi. Siamo tutti chiusi. Si affacciano nella tre quarti. Manovrano elegantemente. Boia. Con questa serie di passaggi. Sotto, sotto, addio solo, addio. Allora, ma se non segni, portiere. Ce la faceva più nemmeno lui. Campo pesantissimo. Tutto molto bello, il tentativo di pallonetto e soprattutto la risposta del portiere. Boh, il lancio, ci arriva. Sbaglia la misura per del passaggio. Forza, ha fatto il lancio, ci voleva fatti, ci voleva. Sostituzione in arrivo. Partitaccia, ragazzi, noi in Puglia dopo la scoppola che si è preso contro il Beni quindi si rischia. Bravo. Attenzione, errore grave. Ha il pallone per il vantaggio. No, ma che tiro, ragazzi. Chi è che esce? Aymar, via, non ce la fa più. Partitaccia. Ci sarà dunque un cambio. Siamo entrati nell'ultimo sotto. Quarto d'ora. Mamma mia, si rischia, si rischia, si rischia, no! Può
andare nello specchio. Cosa ha preso il portiere? Decisivo. Cosa ci ha salvato? All'80esimo si prendeva cosa era il punto. Dell'Emo ce la fa più. Iagetto l'abbiamo venduto, Iagetto non lo ricordo. Sarebbe finita qui, è una delle cose appunto che poi vedremo, ma mi sa di sì. C'è il tocco corto. Ragazzi, sono stati più pericolosi loro, eh. Ah, vai Onu. Vai Onu da solo, da solo. Vada. Vai da solo. Lo supera benissimo. Ha avuto l'occasione per sbloccarla nel finale. Non ci credo, ma che errore ha fatto Gnotto? Ma come ha fatto a sbagliare quel gol lì? Non ci credo. Così che si faceva questo gol qui si era spugnato lo stadio del mare. No, non ci credo, non ci credo. Che errore è? Rodriguez. Il cronometro corre, devono sbrigarsi se vogliono trovare il gol. Bravo, Fletch da solo. Possono passare in vantaggio. Oh, 1-0 all'88esimo. Blanco. Oh, che gol, ragazzi. Che culo. Che culo, anche si può dire. Perché insomma, si può avere. Cioè, abbiamo rischiato fino in fondo e poi abbiamo fatto gol all'88esimo. Partitaccia era questa. Partita, che gol. Così è, così. Il replay ci permette. Beh, la Fletcher, ragazzi, ha fatto tutto lui. Ha messo in mezzo e questo di piatto, ovviamente. Lo reggeva nessuno. 1-0 e credo che si sia portata a casa 3 punti, credo, sarebbe l'ennesima vittoria, sesta vittoria di fila. Buon, 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 1-0 per noi. Ecco, ora chiudiamola la partita, chiudiamola, c'è il ciuffo lì, dagli addosso al ciuffo, dagli addosso, su, tutti in difesa. Di recupero, concessi dall'arbitro. Quanto minuti? 3 minuti? Motivo? Ah, le sostituzioni. Manca Lotto. Poco, può essere l'ultima chance per il pari. No, Hanno il pallone che può valere la parità. Mamma mia. Arriva il fischio dell'arbitro. È andata, è andata. Abbiamo espugnato Lecce 1-0 e ci siamo tolti un'altra avversaria. Ha dei 3 punti in più. In trasferta. Non... Sì. È tutto pronto, l'arbitro fischia il calcio d'inizio. 1-0. Avanti, niente, la partita. Bessan è migliore. Allora, Modena strapazza il Brescia, il Bari perde in casa con... Non l'ho visto. Allora, andiamo subito a vedere la classifica, perché non hanno giocato tutte. C'è la Coppa Italia. Ah, c'è la Coppa Italia, non si gioca contro il Frosinone, quindi è una squadra, diciamo, di pari categoria. Quindi, vediamo un po' quali sono le squadre. Partita interessante, Sampdoria Ternana, Torino Cittadella, Spezia Bari. Ok, poi di va chi c'è? Sassuolo Cagliari, Salernitana Pisa, Monza Spal, Genoa Ascoli, Udinese Brescia, Verona Lecce, Empoli Cremonese. Allora... io direi, bisogna farla, la Coppa Italia, ragazzi, come vi ho detto, mi interessava perché è una degli obiettivi, perché così il prossimo anno magari si faceva anche una cappatina in Europa, o perlomeno arrivare fino a un punto tale da dire, ok, ci siamo. Classifica del campionato, no, volevo vedere, classifica del campionato non si può vedere, No, va bene, andiamo avanti. Facciamoci questa partita, poi si vede dopo il Coppa. Quindi ci saranno l'andata e il ritorno, quindi poi il campionato momentaneamente viene, tra virgolette, sospeso, e quindi noi siamo al 12 di dicembre, credo che praticamente il giorno d'andata finisce con la vittoria di Lecce. Allora, giochiamo la partita, si dà spazio a qualcun altro? Che dite? Io direi di sì, facciamo un po' così, allora, gestione squadra. Allora, io direi, facciamo giocare qualche giocatore che non gioca mai, allora... esterno destro, giochiamo con Palacios e Bessan si lascia in panca. Poi io direi l'attacco, Gabrieloni lo mettiamo in panca al posto di Bessan, e poi Gabrieloni lo mettiamo al posto di Fletcher, così gli si dà un po' di riposo. Fabregas lo mettiamo in tribuna e gioca Madibo, anche se non è il suo ruolo, ma si fa giocare così. Jovine, che è esterno destro, l'abbiamo messo in panca. Jovine, rimettiamolo davanti. Jovine, al niente, lasciamolo sta. Ah, ecco, poi facciamo giocare il buon Gliozzi al posto di Gnonto. Si fa un po' riposare. Poi, in porta, mettiamo il bimbo, Bolchini. Proviamo un po'. Giochiamo così, con la speranza di non prenderne, poi casomai nel secondo tempo, se siamo sotto,
si fa giocare qualcun altro. Giochiamo la partita, non ho neanche visto la formazione. Comunque il Frosinone mi sembra sia a metà classifica, quindi non dovrebbe essere. Tanto ancora pioggia. Sta per iniziare, atmosfera splendida sugli spazi. No, speriamo sono bambini, che lo spettacolo sia d'Italia. Per noi è importante, bisogna passare il turno perché voglio giocare con qualche squadra di Serie A per tastare un po' il polso di questa squadra, anche in prospettiva di una eventuale salita del campionato maggiore, anche dovrebbe esserci, perché di fatto ci dovrebbe essere la salita del campionato. Vabbè, saltiamo gli inconvenienti. Sentono l'importanza della gara. Si gioca in casa, quindi attenzione perché qui vai Gyozi. Carica il tiro. Ha sferato il palo con questa conclusione. Bellimo aveva provato l'incrocio dei pali. Ci è andato vicino, Domande. Ci è mancato poco. Troppo alto. Però con questo tempo lì. Chi è questo? Gabrielloni. Ah, il bimbo. Si fa giù anche il bimbo. Bravo. Vai Blanco. Gabrielloni. Sotto. Garritano. Attenzione perché i gol in trasferta valgono doppi, quindi bisogna cercare di vincere il più possibile per la prima partita, poi dopo andare a Frosinone con il vento boa. Ecco. Ottima verticalizzazione. E bravo. Vai Bellemo. Vada a te. I compagni si fanno vedere. Ma dai, però di cavolo. Copri. Dio benedetto. Fuori gioco, bello. Buono il corridoio, ma c'è il fuori gioco. Già. Poteva essere un'ottima chance, ma l'ha sprecata scattando troppo in anticipo, Pier. Era un passaggio qui. Non, come di, to prendila, ma dai. Sotto. Ok, sei troppo basso. Oh. Allora. Possono sfruttare la ripartenza. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Oh signor, abbiamo preso un gol in casa. Ai, casino via. Lulic. Maremma, maga. Il gol in casa vale doppio. Cioè, il gol trasferta fatto da loro vale doppio. La regia ci ripropone l'azione del gol. Errore, ma siamo troppo alti. Il che ha tagliato fuori tutta la difesa. A tu per tu col numero un avversario rimasto freddo, ha preso la mira e ha trovato il gol con una conclusione d'interno. Bravo Palacios, ma non c'è nessuno, non c'è bravo nessuno, non si smarcano. Ah. Dagliela subito. Vai Blanco. Ehi. Vabbè. Diciamo che i ricambi non sono certo all'altezza. Davanti io parlo, Bravo. Bravissimo. Vai Arpo. C'è il taglio in mezzo. C'è nessuno. Allora, intercettato non senza c'era problemi. Nessuno. No, recupera in area. Qua davanti a loro si fanno. Garritano. Oh, ci ha fregato. Delia. Efficace il possesso palla. Dai, con scontano. Una serie prolungata di scambi. Fuori gioco. Oh, arbitro. Attenzione, pericolo. Male, ha sprecato una grande occasione da pochi passi. Gli è uscito fuori un passaggio al portiere. Il recupero sarà più brutto. Messo muscio. Brutti. Ah, peccato, Fisca, ragazzi. Si sta perdendo 1-0. Frazione di gioco. Ma, arriverà mia la sconfitta dopo tanto tempo. Altro fanno festa i tifosi del Frosinone. In maniera inaspettata, qui è un po' Parma vince, il Benevento perde in casa con il Palermo 2-0, Cosenza con la Regina 1-0, il Torino 0-0 con Cittadella, il Venezia vince a Subtirol, quindi a Bolzano, e qui noi si perde in casa. Ripresa che ha dunque inizio. Nema. Oh, bravo, dai. Vai, io nonu. Sfrutta la corsia laterale.
recupera la palla e fa ripartire i suoi. C'è spazio per la ripartenza. Contropiede che sfuma, pallone è recuperato dalla difesa. Mamma Ibo. Continuano a spingere. Ottima lettura difensiva. Veramente pessimo. Tutto. Come si gioca male? C'è spazio, occasione. Attenzione, la palla è lì. Si porta via bene il pallone. Vai Blanco, magari il pareggio. Ma non avevano fatto i conti col portiere. Vai Gabrieloni. Ci credo, davanti al portiere. Un rigore in corsa, l'ha buttata in tribuna. Vergognati. Vergognati, ragazzi. No, ma facciamo anche qualche cambio. Perché alla Gabrieloni mi spiace. E bisogna che tu vada a Faghiande e anche Gnotto. Via. Metti i titolari. Ragazzi, sono titolari. Qui ci sono due attaccanti che fanno veramente schifo. Madonna, ragazzi, Gabrielloni davanti al portiere, lì dovrà segnare. Al cambio. Per forza. Via, la batteria pesante. Non si può, senza di loro due. Abbiamo mezz'ora di tempo per poter ribaltare. Ma bisognerebbe farne due. Cioè due, tre. Garritano. Fanno girare benissimo il pallone. Quindi ci sfaffano, ci spappolano. Recupera. Bravo. Senza problemi in portiere. Dai, era subito. Bravo, vai Blanco. Vai che c'è davanti, c'è qualcuno che sa. No, ma dovevi passarla prima, Blanco, cavolo. Già meglio. Guadagna metri. Tiro respinto. Recuperano bene il possesso qui. Angolo. Hanno avuto il pallone per allungare sugli avversari e portarsi a più due. Beh, possiamo parlare di chiara occasione da rete sprecata. Ma Ibo, anche lui ha deluso parecchio. Recriminare per questo errore. Poi Campaccio si perde in casa, via. Oh, e poi succede. Manca poco alla fine, devono sfruttare questa occasione per trovare il pari. Fermo l'azione pericolosa all'ultimo qui. Ultimi scampoli di gara, vedremo se la squadra di casa riuscirà a trovare almeno il pareggio. Devono alzare il baricentro e portare più uomini nella metà campo avversaria, creare maggiori opzioni d'attacco. Pier, ecco, occhio qui, può concludere. Niente, passò il pallone, interrompe l'azione avversaria. Siamo entrati negli ultimi 180 che tocchettino, addio. Possono colpire di rimessa. Interviene e recupera. Arriva il fischio dell'arbitro, è fuori gioco, sì. Non ha letto bene in linea difensiva, Pier. Finita, ragazzi, abbiamo perso il caso. Dopo tanto tempo sono a una sconfitta che però è qui. E bisogna andare a vincere laggiù. Perso. Ci sta, ci sta tutto, ragazzi. Ci sta tutto. Sconfitti 1-0 in casa nel primo round. Non è ancora finita, perché bisogna andare a Frosinone e farne 2-0 per cercare di passare il turno. È dura. Ma il problema è che non ci abbiamo cambi, perché abbiamo messo in campo un centrocampo inedito e soprattutto un attacco diverso. Ragazzi, abbiamo sbagliato il mondo. Ma il gol di. Il rigore in corsa di Gabrieloni sbagliato è qualcosa di fenomenale in negativo, ovviamente. Vabbè, dai, non è un problema. Andiamo a vedere se si recupera poi. Vediamo un po'. Torino ha fatto 1-1 col Cittadella. Mi ha messo tanto meglio. Vabbè, vediamo il round. Tanto sono due. Allora, la classifica di Ossè. Si può rivedere la classifica. Tanto noi abbiamo 42 punti contro i 38 del Cagliari, quindi ci abbiamo sempre 4 punti di vantaggio, e l'Empoli 34. Quindi l'Empoli si è un pochino fermato e sapete, no? Le prime due vanno dirette, poi dalla terza in giù ci sono tutti gli spareggi. Quindi noi bisogna vedere adesso l'Empoli, che c'ha 6-8 punti da noi. Cioè, l'obiettivo principale ovviamente è salire in Serie A.
Però insomma, ragazzi, contro il Frosinone si può uscire dalla Coppa. Ok, dai, giochiamo. Oh, no, giochiamo, non giochiamo contro. Giochiamo l'ultima partita contro il 15 dicembre, quindi non è l'ultima partita. Giochiamo di nuovo in campionato contro il Modena. Quindi la partita di Frosinone sarà la settimana prossima, sapete, no? Noi martedì e mercoledì puntuali, appuntamento fisso con il canale PG Passione Games per questa carriera. 5 partite alla settimana, quindi tra queste 5 ci sarà anche lo scozzo del ritorno. Allora, noi si ritorna con la formazione titolare, quindi con il classico 4-4-2, di nuovo davanti Gnonte e Fletcher, che non possono mancare purtroppo, mentre la squadra del Modena, ottima squadra, davanti attenzione a Falcinelli, e poi il resto Gagno, anzi buon portiere. Vabbè, noi bisogna vincere assolutamente. Giochiamo in casa dopo la sconfitta di Coppa Italia, che tra le altre cose non me l'aspettavo, sinceramente. Prima che si presta perfettamente a un bel match di calcio. Una bella partita. Cielo sereno, temperatura gradevole. Va, meno male. Temperatura gradevole per dicembre. Il 15 dicembre. Buon divertimento. E la... A prendersi la scena oggi è la serie BKT. Ci sono tutti i presupposti. Ragazzi, per non vai subito. Ciao Pier, sai che io sono sempre disponibile quando c'è da assistere a una partita di calcio. E voi amici a casa, ascoltate il mio consiglio. Filtrante a cavolo, ora non perdiamoci un bicchiere di spuma, mi disse Vello. Sotto e là, siamo troppo alti, la difesa, ragazzi, sembra altissima. È Blanco, bravo, porca miseria, bene, e interrompe l'azione avversaria. Azione che prosegue, si affacciano nella tre quarti avversaria. Possono passare in vantaggio. Buono, ragazzi. Mancato Pogni, 8-5. Lo buono, mancava poco. Altro, ragazzi. Campionato fin qui avaro di soddisfazioni per l'Empoli, con la squadra che fatica a dare continuità al proprio gioco e la classifica ne risente. Sono reduci da un avvio di stagione decisamente inferiore alle aspettative, Pier. Forse hanno pagato fallo. Lo scotto di essere stati anche troppo in serie là. Sotto. Stagione. Al momento la vetta della classifica dista parecchi punti. Devono rimboccarsi le maniche e devono anche cominciare rapidamente a fare risultato se vogliono rientrare in corsa per il titolo. No. Bravo nel saltare l'uomo. Possono andare in vantaggio. Procede Reina, dai. Complimenti al portiere che ha fatto un grande intervento. C'era la segnalazione di offside, quindi il gol non sarebbe stato comunque convalidato. Ottengono un calcio di punizione per questo intervento. Capisce tutto e recupera un pallone pericoloso. Partitaccia anche questa, ragazzi. Ci hanno capito Messi Gio. Si chiudono. Totò. No! Gran palla a scavalcare la difesa. Mamma mia, cosa avevo visto, ragazzi? Le ultime partite, vabbè, lì si è vinto di misura a Lecce, ma qui dagliela subito. Può puntare la porta. Fuori gioco. Ma scusa, l'ha toccato, frate, lo dice Fletcher, l'ha toccato quell'altro. Vai su. Si abbassano con l'idea solo di provare a stanare la squadra a metri. Lui non sbaglia. Gnotto non sbaglia, Gnotto. Non sbaglia, Gnotto. 1-0, ragazzi. Lui... Ma ci penso sempre. Era un rigore in corsa, l'ha buttato. Nell'ago l'ha buttato. Ragazzi, Gnotto non sbaglia. Segna il suo ennesimo gol. Credo che sia arrivato a doppia cifra con questo gol. Però vediamo, mi sembra 10 gol. 1-0, dai. Ci arriviamo di torno questa pratica Modena, perché noi bisogna vincere, vediamo un po'. Decimo gol, andato in doppia cifra su 19 partite, 10 gol, bravo Gnotto. Ci abbiamo una coppia d'attacco fantastica, il problema è che non ci abbiamo ricambio. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Forse Gliozzi, ma insomma, ma quell'altro Gabrieloni, se era il bimbo.
restituisce il valore. Può andare in porta. No, bombala 2-0. Grande Flecce, gli ha restituito il favore 2-0 dopo 41 minuti. Partita archiviata. E bisogna giocare così a Frosinone per poter recuperare. 2-0. Ma ragazzi, manna ragazzi, 2-0, via, partita chiusa. Bellissimo passaggio di Gnonto. E grande veramente Flecce. Suo 16° gol in campionato. Che è cambiato, ora conducono per 2-0. Ma Flecce è una, sarà l'uomo mercato, però noi non possiamo, diciamo, perderlo. Sarà di un minuto. Sotto. Bosco. L'arbitro dice che può bastare. Si chiudono i primi 40. L'arbitro dice che può bastare. Che poi di fatto si è fatto 3 tiri e basta. Non è che si sia fatto grandiose. Allora, intanto abbiamo la squadra da centrocampo giù. In campo dopo l'intervallo. Primo pallone della ripresa. Al burro. Oh! Ma che fanno? Sotto. No! A campo a disposizione. Ma allora! E il portiere recupera il pallone. Dagliela. Vai Blanco. Blanco segna un po' 3-0, non se ne parla più. Dagliela a lui. Guadagnano terreno, occhio. C'è campo. Bravo. Per lui. 3-0. Non potevamo non segnarla. Chi è che esce? Fabregas. Grazie, che bellemo da là. A palombella, boom. Se si vede la differenza tra i giocatori. Dai, Gabrielloni lui l'avrebbe buttata alle ortiche. Vai, 3-0, partita archiviata, ci siamo ripresi, dai. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Dai, Blanco. Non è solo qui. Ah, Muffalanci filtranti. Ma fa, alzati. No, Blanco, libertacci tua. Guarda che finisce in out. Musti, ma chi è? È il momento del cambio. Tentativo di chiusura. Ma beccato. Si mette bene sulla traiettoria qui. Boia. Ragazzi, piccino ma c'è tutto lui. Perdono palla. Sotto, pressing. Pressare. Mamma mia. Avanza verso la porta. Chi è quello? Monte, siete in due lì. Hanno reagito bene, hanno evitato di farsi schiacciare. Vai, Amshul, alala. Possibilità per corri, corri, c'è campo libero. Occasione. Vabbè, ha fatto bene, non poteva fare diversamente. Il pallone al portiere. Conclusione da dimenticare, senza la cattiveria non si va da nessuna parte. Hai ragione. Si fa un pressing asfissiante. Ha fatto bene. Palla in palo. Bravo. Vai, 3-0, partita archiviata, manca 10 minuti, domani. Siamo all'80°. Legge bene la traiettoria e riparte. Posizione invitata, già provato, ha fatto bene. Che sfiora la traversa. Bellemo ce la fa più, ha fatto bene a tirare. Fatto bene, 3-0, dai. Poi c'è ingresso in campo dalla panchina. Capisce tutto, pericolo. Avanza, palla al piede. Si alza la bandierina, sì, giusto. Rimane il bel gesto tecnico del portiere. No, si può fare tocchettini e tira, devi, porca la miseria, devi tirare. Ancora 300 secondi alla fine della gara. È bell'arte. Errore di misura, tutto facile per il portiere.
Bravo Gnonto. Fletcher. Fischia l'arbitro, c'è offside. Vabbè, dai. Però ragazzi, con loro due davanti, altra roba. Ecco il triplice fischio, vittoria. Ok, vittoria netta, 3-0, quindi punti, si allunga, credo. Sostanza. Non si spera, perché si allunga, c'è il cane, no? Non c'è. Bellissima vittoria, 3-0, abbiamo un po' riscattato il mezzo passo falso della Coppa, oggettivamente 1-0 contro il Frosinone in casa. Comunque, Ashley Fletcher e Gnonto hanno segnato per l'ennesima volta, Gnonto è arrivato in doppia cifra, meglio di sì. Si avvicina ovviamente alla fine del giorno d'andata con il primo posto quasi assicurato. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Ok, classifica. Non si gioca contro il Cittadella in fondo, quindi 45 punti con in virtù di loro sono a... Ah, però c'è una partita a meno. Il Cagliari c'ha una partita a meno, eh. Quindi Cagliari c'ha una partita a meno. Con chi gioca il Cagliari e col Venezia. E il Venezia è fuori da playoff. Vabbè. Comunque, noi ci abbiamo per ora 45. Il nostro si è fatto, ragazzi. Il nostro si è fatto. Io direi di chiudere qui. Questo episodio. Noi ci vediamo martedì con la carriera. Domani che è giovedì proveremo un gioco. Ora non so, magari sui social, perché questo episodio non registro di martedì ma lo registro di lunedì, come sapete io registro sempre molto prima per motivi di lavoro, e non so cosa porterò giovedì, però sui social ve lo dirò. L'importante è che sia anche l'inizio di una nuova serie, oppure proviamo qualche gioco. Comunque domani sicuramente un altro video, venerdì invece ci sarà il video della nuova avventura, ripeto, che potrebbe cominciare giovedì, così come oppure il venerdì, e poi tutte le cose, weekly di sabato, tutte le cose come sempre. Io vi saluto, vi do appuntamento ai prossimi.